Sì, tra l'altro ricordiamo che tu ti alterni con altri tuoi colleghi come Promorai, ci sono Alessandro Rossi, Paolo Buglioni, insomma, dei grandi nomi di questo lavoro. Esatto, ma diciamo che la RAI ha sempre preferito contornarsi di grandi voci piuttosto che avere una voce di rete o una voce ben precisa, prima per un motivo perché hanno veramente, su questo è da encomiare, la voce viene scelta esattamente per il prodotto che bisogna pubblicizzare. Per cui io vengo scelto di solito per delle fiction un po' più morbide, un po' più romantiche. Alessandro Rossi è la voce della Disney, la voce dei film della Disney che mandano in onda sulla Rai. Buglioni, Paolo Buglioni, un grandissimo attore, molto famoso soprattutto per essere la voce dello scimpanzé, del Crodino. Lui è sicuramente utilizzato con questa voce un po' dura per i thriller. Soprattutto direi due, anche se poi capita anche a me di farne altri diversi. Quindi molto spesso ci sono anche delle donne che vengono inserite, o per esempio viene utilizzato un altro grande che è il nostro amico Francesco Pezzulli, la voce di DiCaprio, per quelli che sono i promo invece più divertenti, più simpatici, anche più giovanili, perché lui ha una voce un po' più giovanile della nostra. Sì, e poi c'è un altro tuo collega che è Gino Manfredi. Gino è forse più istituzionale di tutti noi, è la voce di Aprirai. Gino Manfredi è uno speaker, diciamo, molto riconoscibile con questa voce squillante, brillante. Si è conquistato negli anni veramente uno spazio perché la sua voce è quella, diciamo, un po' più brillante delle nostre, rende, diciamo, i programmi. Legge i programmi, quelli che sono un po' più leggeri, più simpatici. Ecco, lui anche lui bisogna ricordarlo, è comunque molto molto ascoltato. Sì, e poi anche lui ha una lunga esperienza nel doppiaggio, nel teatro. Eh sì, infatti questa cosa poi secondo me vale la pena un po' sottolineare questo. Forse noi siamo magari più riconoscibili con la nostra voce, però ognuno di noi ha un background, ognuno di noi sale il palcoscenico più e più volte l'anno, cerchiamo poi di essere attori a tutto campo. Lo stesso noi abbiamo, io per esempio sono molto amico di Francesco Prando, che è ormai è il nostro Sean Connery, no, il Sean Connery, il nuovo agente 007, volevo dire Sì, la voce di Daniel Craig, sì. Craig. Lui è la voce di Daniel Craig, ma come di tante altre voci, però Prando è anche un attore come Marco Vivio, un attore di fiction, un attore che si pone a tutto campo, come Luca Ward, come anche lo stesso Pannofino. Quindi diciamo che il doppiatore forse è prima di tutto un attore, e poi diciamo, dove il mercato lo chiama, presta sia la voce che il suo corpo. Questo io anche mi ritrovo ad essere in questa categoria e mi ci sento bene, cioè mi piace esprimere il talento, l'arte, ovunque poi alla fine mi si chieda. Per cui siamo un po' attori, ecco, la cosa principale è che siamo tutti attori e in ogni campo cerchiamo di manifestarlo. Sì, comunque ricordiamo tra l'altro, ricordiamo poi insomma ecco, un altro attore che si cimenta anche nelle fiction, è anche Mario Cordova, la voce di Richard Gere. Mario Cordova è anche un grandissimo insegnante, una persona molto attenta. Mario è sicuramente legato più di noi, più di tutti noi, a degli attori ben precisi, perché è stato per anni voce prima Patrick Swayze, ma anche sullo stesso ecco, Richard Gere. È molto legato, è riconoscibilissimo anche nelle pubblicità che fa, è una voce molto molto riconoscibile, sicuramente è un grandissimo personaggio anche a livello umano, è uno che riesce a trasmettere, a insegnare, a trasmettere delle cose che ha dentro e che possono servire anche a persone come noi che comunque veniamo dopo, siamo la generazione successiva. Hai detto che lui è insegnante, ecco, di preciso dove? Te lo chiedo perché in effetti questa è una novità, ammetto, per me, anche se ho avuto il Questo piacere doppiaggio di di una intervistare scuola, in Mario. qualche modo, in cui insegno io, si avvale anche di contributi di doppiatori illustri.
cui Mario Cordova rappresenta in qualche modo quello che potrebbe essere eccellenza nel doppiaggio, e quindi ci sono nella scuola in cui insegno ormai da qualche anno, che si chiama proprio così, Professione Doppiaggio, lui fa degli interventi a volte anche piuttosto lunghi, soprattutto quelli che sono i doppiatori in erba, cioè quelli che comunque hanno superato alcune selezioni e quindi si conquistano in qualche modo la lezione di Mario Cordova, così come di altri insegnanti, perché lui mi può dare un corso d'aggiornamento. Devo dire che sinceramente io andrei, pur essendo mai un doppiatore, però andrei a sentire Mario Cordova che insegna, perché comunque ha proprio questa capacità di trasmettere determinate emozioni con la voce, e ti fa capire. Io ho avuto, non sono stato così fortunato, cioè quello di stare molto alle giro insieme a lui, però ho fatto 2 o 3 film in cui ero alle giro insieme a lui, e devo dire che è forse l'attore, il doppiatore che mi ha dato più emozioni, proprio stare alle giro insieme a lui, non solo, ma anche mi ha fatto capire certe cose, pur soltanto standoci accanto, perché ha il suo modo di usare la voce, il suo modo di approccio al microfono è assolutamente unico e vero, con una realtà assoluta nel modo in cui legge, nel modo in cui interpreta i propri personaggi, e questo è veramente molto raro. Già, dottore, a questo proposito ti chiedo, ecco, secondo te, come mai adesso si è sempre pensato che l'attore, il doppiatore fosse un attore mancato, un attore che ha ripiegato sul doppiaggio perché non è riuscito in altri campi? Ecco, secondo te adesso che delle grandi voci come appunto Mario Cordova, Luca Guadagnino e Pannofino stanno facendo grandi cose nel cinema e nella televisione, qualcuno di loro anche nel teatro, e secondo te sta cambiando un po' questa concezione del doppiatore che corrisponde all'attore mancato? Ma sicuramente è chiaramente una concezione sbagliata, a mio modo di vedere, molto particolare e forse anche importante. Cioè, mentre prima si tendeva molto di più a utilizzare quelli che potevano essere dei bei visi, sia nelle fiction che nei film, oppure attori presi dalla strada che però avessero quell'appeal giusto negli occhi, nel viso, nel portamento, e quindi si prendesse gli attori, quelli veri del teatro, e li si scartasse a priori solo perché erano attori di teatro e quindi dovevano in qualche modo trovare il loro spazio, e un attore trova lo spazio dove il mercato glielo chiede, quindi ecco che poi molti attori di teatro sono come me, siamo in qualche modo confluiti in quel grande settore del mercato audiovisivo che è il doppiaggio. Adesso invece secondo me c'è una tendenza diversa, attori del calibro, ecco, per citare alcuni nomi, però attori come Castellitto, attori come Rubini, che hanno trasformato in qualche modo la figura dell'attore protagonista italiano, e l'hanno trasformata come un personaggio assolutamente della strada, una persona qualunque, che non doveva avere chissà quali grandi requisiti fisici e di bellezza. A quel punto, secondo me, anche un attore di teatro, anche un attore che relegato fino a qualche tempo fa soltanto a parti di contorno, e quindi a dover utilizzare la sua voce al massimo nel doppiaggio, viene in qualche modo anche rivalutato. Quindi diciamo che le nuove fiction, dove si tende soprattutto a privilegiare capacità di recitazione, naturalezza nel video, ecco, qui secondo me adesso è il momento in cui il vero attore esce fuori. Per questo secondo me siamo in un momento molto buono, dove se uno ha delle capacità riesce sicuramente a farsi notare. Poi è chiaro che ci sono sempre le fiction dove il bello vince, dove si punta molto sulla bella donna, la star, però è il momento dove se uno ha delle doti, ha delle qualità, può uscire fuori sicuramente. E a proposito della tua attività di doppiaggio, ecco, ricordiamo un po' alcuni tuoi lavori. Ma io, guarda, come doppiatore mi è capitato di essere stato scelto per un bellissimo film in cui ho interpretato Viggo Mortensen, dove praticamente lui
faceva la parte di un buono, per cui hanno preferito la mia voce a quella di Pino Insegno, pur se lui lo doppiava, però ho fatto un vero e proprio provino, siccome la mia voce un po' assomiglia, potrebbe assomigliare alla sua, solo con dei toni un po' più morbidi, e ero giusto. Il film si chiamava Good, un film che è stato anche al cinema, è stato più volte in Rai, un film sul nazismo, in cui io interpretavo il protagonista, che era Viggo Mortensen. Molto spesso io sono utilizzato, sono diciamo la voce di alcuni cartoni animati, per cui lavoro molto per la Warner, dove interpreto svariate serie di cartoni animati, Generator Rex, oppure Ben 10, per cui diciamo che vengo utilizzato in qualche modo anche come doppiatore di cartoni animati, quindi la mia voce subisce delle modifiche sonore, visto e considerato che molto spesso doppio personaggi estremamente cattivi, come faccio per esempio in Ben 10, dove questo personaggio Vilgax, che è il più cattivo di tutti, addirittura in internet mi scrivono chiedendomi fino a che punto sono cattivo, oppure chiedendomi ho dei fan di questo personaggio Vilgax che mi rintracciano su internet proprio per chiedermi notizie di questo personaggio, che fine farà, come andrà a finire. E poi mi è capitato addirittura di doppiare dei personaggi molto belli, addirittura in dei formati che potrebbero essere un po' inusuali per un doppiatore, quelli che potrebbero essere per esempio i videogiochi. Io ho doppiato Prince of Persia, il primo Prince of Persia, facevo proprio il principe, dove praticamente stranamente l'ho fatto vincendo un provino, però l'ho fatto non pensando che sarei stato così importante. Invece addirittura ancora ci sono persone che comprano il videogioco e dopo 10 anni, 15 anni mi scrivono chiedendomi notizie di me, perché hanno apprezzato il lavoro. Quindi devo dire che molto spesso uno non si rende conto di quanto poi la propria voce venga utilizzata e possa essere utilizzata da alcuni, dal pubblico più e più volte. Ecco, per esempio nel caso di questi videogiochi, che sempre di più ci entrano non solo nelle case delle persone, ma vengono ascoltati, riascoltati, ascoltati più volte, molto spesso anche dopo 15 anni comprati. Ecco, diciamo, questo per dire un esempio di quello che poi alla fine è la nostra attività. E a questo proposito ti chiedo, il settore del doppiaggio, come altri settori in Italia, per ora sta vivendo una crisi. Ecco, i videogiochi o anche i talent reality, docu-reality per Sky, cioè possono essere comunque delle opportunità di lavoro per un doppiatore che gli permette insomma in qualche modo di arginare questa crisi? Cioè questi prodotti possono arginare questa crisi? Sì, noi stiamo parlando di un momento storico particolare, c'è una crisi non solo diciamo del mondo dello spettacolo, dell'audiovisivo, ma è una crisi generale dove tutti cercano in qualche modo nuove strade. E devo dire che negli ultimi anni questa apertura enorme verso questi cosiddetti talent, questi reality, un'apertura molto forte. Forse uno non se ne rende conto, ma se si gira un po' per quelli che sono i canali Sky, i canali digitali, del digitale, ce ne sono variati di questi reality, che molti magari parlano di cucina o addirittura seguiamo determinati personaggi che in Italia vengono conosciuti poco, ma in America per esempio sono famosissimi, come le Kardashian, o seguiamo alcuni personaggi particolari come il famoso creatore della rivista Playboy, che per anni abbiamo Hugh Hefner, le sue varie vicissitudini con le sue compagne nella sua maison. Queste per esempio negli ultimi anni hanno costituito una fonte di lavoro molto, molto, molto forte, grande, una fonte di lavoro che mentre all'inizio forse molti doppiatori non dico che disprezzassero, però tenevano un po' in disparte, adesso in un momento di crisi è chiaro che diventa un po' l'ancora di salvataggio, così come i videogiochi. Videogiochi che mentre prima avevano soltanto poche battute, molti versi, così li chiamiamo,
i cosiddetti sforzi, le uccisioni, le morti, i colpi, cioè tutte queste, questi versetti, no? E ce n'erano moltissime, c'era molto meno parlato. Adesso videogiochi che vengono fatti sempre più elaborati, con dei momenti di vero e proprio film, quindi bisogna fare un vero e proprio doppiaggio a sync, per cui diciamo che adesso anche quello, anche il videogioco è diventato una fonte di lavoro non solo per le case di edizione, ma anche proprio per i singoli doppiatori. Quindi c'è una tendenza a cercare di a lavorare anche in questo senso, questo sicuramente. Non si rinuncia più. È pur vero che i famosi reality, loro hanno una tendenza, sono un altro, è un linguaggio diverso, un linguaggio che noi stiamo apprendendo solo proprio in questi anni, un linguaggio di verità. Immaginate il Grande Fratello doppiato italiano, doppiato in inglese o in francese. Bisogna ricostruire una certa verità, una certa proprio un linguaggio diverso, un linguaggio che non è più un linguaggio cinematografico, ma è un linguaggio di tutti i giorni. E questo è, diciamo, una bella sfida, ci stiamo lavorando da tanti anni e stiamo trovando veramente un vero e proprio linguaggio che potrebbe essere non un linguaggio, non voglio dire scurrile, però non un linguaggio troppo quotidiano, però sicuramente un linguaggio che è diverso da quello che è il linguaggio cinematografico.